Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 32esimo episodio per la nostra serie di Gravity Rush 2. Episodio 20, come dirsi addio. Stai tranquilla, figlia mia. Veglieranno su di te e i tuoi angeli custodi. Quindi adesso ci troviamo in una situazione piuttosto complicata e scomoda, perché vediamo come dobbiamo ancora andare a affrontare nuovamente quella che era Kali Angel e Durga Angel, quindi le due sorelle che utilizzano il potere del cristallo, che precedentemente ci hanno battuto su tutta la linea. Cos'è quella roba che copre il cielo? Mentre voi dormivate, il progetto di Brahma ha avuto inizio. Sta circondando Exeville con i cristalli temporali che ha creato in segreto. Vuole davvero fermare il tempo? Capisci finalmente cosa vuole davvero, gatto marino? Vespa marina, la struttura cristallina si sta espandendo. Non c'è tempo da perdere in chiacchiere. Prima di tutto dobbiamo liberarci dei Bab. L'energia gravitazionale che accumulano alimenta gli angeli. Se distruggiamo i Bab, ridurremo la capacità degli angeli di produrre altri cristalli. Quindi questi Bab, questa specie di sfera che li protegge, questa energia che arriva dall'esterno, gli permette di creare sempre più cristalli e quindi le rende sempre più forti. Se noi riusciamo a interrompere l'afflusso di energia, ovviamente anche i nemici si indeboliscono e quindi poi li possiamo colpire con tutta la nostra aggressività. Chimera Marina, lancio. Ovviamente sono i nomi di sti tizi e come chiamano anche noi. Noi veniamo chiamati Gatto Marino. Noi facciamo strada, voi abbattete quei bug. Andiamo, Raven. Dobbiamo far fuori quelle macchine che sembrano dei fiori? Ok. Quindi quelli sono i bug. Quelle specie appunto di fiori meccanici che vanno a dare potere a quelli che sono gli angeli. Cioè, devo dire una cosa. È vero che siamo stati battuti brutalmente qualche episodio fa da questi tipi di nemici. Perché di storia, siamo stati anche obbligati a perdere. Però stavolta abbiamo un nuovo potere e le cose potrebbero andare molto molto diversamente. Quindi per tutto il tempo è importante colpire i vari fiori con calci gravitazionali normali, così da distruggerli e per fare in modo che anche questa bolla color ambra se ne vada via e lasci quindi scoperto i nemici al proprio interno. Vedete, alcuni fiori sono più resistenti di altri, però niente di particolare. Continuiamo a colpire. Quindi ricordate che anche di storia, un po' di episodi fa, vedevamo inizialmente questi fiori, poco dopo essere arrivati ad Exeville, che andavano ad alimentarsi dell'energia negativa dei nevi. Quindi andavano a chiudere i buchi spazi-temporali, e però poi hanno tramutato questa energia oscura in energia più chiara, che per l'appunto è la protezione degli angeli. Andiamo ad abbattere anche l'ultimo fiore, già abbiamo visto che all'interno di questa bolla c'è in realtà un nucleo, e che quello molto probabilmente è la parte più sensibile. E infatti eccoci qui. Distrugge il campo di dislocamento relativo, quindi questa sfera qui. Dobbiamo entrare all'interno e spaccarla. Possiamo andarci chiaramente anche di gravità gioviana, caricare un bel calcio gravitazionale gioviano e scaricarlo insieme a Raven per dargli una gran bella botta. È normale che appena colpiti poi il contraccolpo ci spazzi via, non è niente di che. Continuiamo ancora ad abusare del calcio finché ce n'è. E poi quando terminiamo la gravità, semplicemente L1 per staccare che ci riposiamo un attimo e poi la riprendiamo. Continuiamo ancora a colpire finché possiamo. Dopo un po', ovviamente, che stiamo in questa condizione, torneranno i fiori a darci fastidio e dovremo ricominciare tutto da capo. Ma come vedete, la prima fase di combattimento è piuttosto semplice, è tutta una serie di calci gravitazionali, eventualmente in gravità normale o gravità gioviana. I fiori stanno tornando, direi che è il caso di cominciare subito a riabbatterli. Infatti avete visto che la sfera di protezione attorno al nucleo si è ingigantita nuovamente. Ok, questa prima parte è stata completata. Il consiglio che posso darvi, ripeto, i fiori è meglio colpirli con calci gravitazionali a gravità normale, classica. Mentre la sfera interna è meglio farla con gravità gioviana, però attenzione, non caricate mai al massimo il calcio gravitazionale gioviano perché altrimenti il nemico fa in tempo a spararvi dei laser addosso e vi rimanda via, così che non riuscite mai a fare danno, ma rimanete in balia dei suoi attacchi, quindi caricateli a metà, sganciate il colpo, anche se non fate un danno enorme va comunque bene, meglio poco per volta che farsi rimbalzare ogni volta via. Fatto anche questo, lo scudo è abbassato, è la nostra occasione per fermare gli angeli. Aspetta, Yunika, quella che si fa chiamare Durga è una nostra amica. È solo controllata da Brahm. Dobbiamo assolutamente farle ricordare chi è veramente. Credete che abbiamo il tempo per pensare anche a questo? Dobbiamo abbattere entrambi gli angeli per fermare il piano di Brahm. Punto e basta.
Oppure volete lasciare che i vostri sentimenti causino la distruzione dell'intera città? Gli angeli sono i nostri obiettivi principali. Dobbiamo fermare Unica e Permet. Dobbiamo tentare. Ceci non è sparita, me lo sento. Quindi vedete come in realtà le nostre amiche qui in questo caso vogliono comunque sia distruggere gli angeli, ma noi non possiamo permetterlo perché all'interno di Durga c'è ancora Ceci. Siamo consapevoli che lei è ancora viva. Quindi in questo caso i nostri avversari non sono più gli angeli, ma sono le nostre amiche della ribellione. Quindi non potendo poi sfruttare più che tanto oggetti con la stasi, andiamo tutta la vita di calcio gravitazionale anche insieme all'aiuto di Raven. Nel mentre che chiaramente gli angeli ci rompono le scatole a bersagliarci dalla distanza. Come avete visto, un ottimo modo di affrontare questa parziale boss fight è quello di accanirsi su un avversario in particolare e andare ad affrontarle anche e soprattutto da terra, così da poter approfittare della stasi, perché a mezz'aria è effettivamente molto molto scomodo considerando che si muovono davvero tanto. Una volta completata questa fase vediamo come le nostre tra virgolette amiche, comunque sia della ribellione, vengono sconfitte dagli angeli che nuovamente si vanno a riproteggere con i fiori e vanno a creare una bolla gigantesca. E Raven grida: i cristalli! Ceci, perché fai così? Finirai per distruggere la città. È tutta colpa mia. Forse Unica aveva ragione. Cos'è questo suono? Sembra quasi... A un certo punto la sfera si distrugge. Popolo di Axeville, io sono Lisa, il rappresentante di Jirga Paralau. Siamo stati guidati qui per dare una mano. Ceci, ascoltami. Ceci? Sono stata inviata qui per salvarti da te stessa. Io sono Durga, l'Onnipotente. Io sono Durga, io... Il vero potere è quello che trovi in te stessa, non quello che ricevi. Ceci, torna da me. Non farti accecare da quel finto potere. Ceci? Chi mi chiama? E quindi con le parole di Lisa riusciamo un pochettino a far rinsavire Ceci da questa sua identità secondaria chiamata Durga. Ceci, ti prego, ascolta la mia voce. Sono io la tua mamma. La mia mamma, io sono Ceci. Ceci, ha reagito alla voce di Lisa. Basta così. Ceci non esiste, c'è solo Durga e lei è mia. Kali sta confondendo Ceci e quindi il tutto prosegue con questa serie appunto di boss fight continue nell'affrontare Kali Angel. Anche in questo caso consiglio ovviamente di andarcene a terra e di evitare i combattimenti aerei che sono piuttosto scomodi anche in questa fase. Quindi sempre di stasi, gli lanciamo gli oggetti da grande distanza nel tentativo di raggiungerla e vedete lei come di punto in bianco poi scende. Quando si accorge che stiamo a terra lei ci segue. E qui il combattimento è la stessa identica cosa già vista in due fasi precedenti, sempre lo stesso tipo. Quindi la lasciamo sfogare, le andiamo alle spalle, combo, finché ce n'è, e poi ce ne andiamo. Quindi schiviamo sempre lateralmente appena lei affonda, e poi da dietro sempre combo, semplicemente così. Possiamo anche approfittare nel prendere oggetti con la stasi per farle un pochettino più di danno. Nel qual caso ovviamente ce ne fossero da poter accogliere. Se ci serve vita c'è anche quella. Ogni tanto Durga crea questa gabbia di cristallo, basta distruggerla con un po' di attacchi e tutto è fatto. E avete visto oramai come con tantissima pratica, dopo 3 volte che l'abbiamo affrontata, siamo diventati veramente stra bravissimi nello sconfiggerla. Al che quando ha finito la barra punti vita, andiamo sempre di touchpad mirandola e facciamo la mossa in coppia super potenziata insieme a Raven. Anche stavolta Durga si frappone con lo scudo, ma non c'è nulla da fare, siamo talmente tanti forti che l'abbiamo comunque sia sconfitta. Ha col suo corpo protetto Kali Angel, però non è riuscita a fermare comunque sia la forza dell'impatto. Al che Kali Angel si estende a questa scena, impazzisce di rabbia e si trasforma in questo mostro gigantesco fatto di braccia e organi vari. Cosa sta succedendo a Kali? Ha assorbito Ceci.
Rilevo un calore anomalo nelle emissioni di Kelly Angel. La capacità rigenerativa è entrata in un ciclo di retroazione positivo. Sta trasformando tutto ciò che tocca in energia e inizia a crescere a velocità allarmante. È un mostro. Chimera Marina, all'attacco. Bersaglio Kelly Angel. Dobbiamo liberare Ceci da quella cosa. Giusto. E quindi di qui parte l'ennesimo combattimento a mo' di boss fight. Questo mostro è molto diverso dai precedenti perché è un ammasso di vari punti deboli che notiamo appunto in queste sorte di rigonfiamenti rossastri, in queste pustole rosse che dobbiamo andare a sconfiggere a suon di calci gravitazionali. Dopo un paio di calci le esplodiamo e la parte da rossa diventa nerastra, quindi capiamo che comunque sia è stata distrutta. Se ci serve vita ce n'è in abbondanza sulla torre dell'orologio, come vedete anche sotto la campana. E peraltro non dobbiamo fare che colpire, colpire e colpire tutti i vari punti deboli. Una volta che abbiamo sfoltito ovviamente anche la potenzialità del mostro colpendo le braccia, ci possiamo accanire anche sugli occhi delle varie facce che compongono il corpo di questa mostruosità, di questa aberrazione. Quindi attendiamo che le varie facce aprano gli occhi e poi andiamo a colpire. Vedete, in alcune fasi è molto simile al motore gravitazionale di Neuraleon, se ricordate, che era quel mostro violaceo che quello appunto aveva il punto debole inizialmente negli occhi e poi in fronte. Quindi vedete che qui grosso modo è la stessa cosa. Tendiamo sempre capra gli occhi, poi quando sono completamente neri vuol dire che sono stati distrutti e quindi passiamo eventualmente al prossimo braccio o alla prossima faccia. Ricordiamo che le braccia semplicemente danno fastidio, quindi non hanno punti vita da intendere come facciamo gran danno al mostro, magari un pochettino sì, ma non è niente di particolare. Mentre gli occhi sono il suo punto sensibile. Appena sarà possibile, modalità pantera. Così facendo recuperiamo tantissima vita e spammando sempre quadrato molto in fretta perché poi vedete che la modalità non dura tantissimo, andiamo a colpire il più possibile gli occhi di questo schifo, di questo agglomerato, finché non arriviamo alla faccia vera e propria di Kali Angel e ci accaniamo su di essa. Vedete anche come la vita del boss è quasi arrivata al termine. E considerate che anche questa modalità penso che si attivi praticamente sempre o comunque il più delle volte. Per cui verso la fine abbiamo anche questo aiuto in più proprio per controbattere alle tante grida che il mostro ci spara contro per allontanarci e che ci fa danno. E adesso che succede? Vediamo che di punto in bianco escono fuori altre teste, ancora, 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 e si ripristina la barra vita del mostro. Quindi comunque sia la parte precedente è stata completata. Siamo stati comunque bravissimi. Però il combattimento non finisce qui, non è così semplice, quindi dobbiamo ancora continuare l'operazione di distruzione dei vari volti. In questo caso non ci resta altro che andare a colpire le braccia con questa massa rossa finché non attiviamo la modalità pantera e chiudiamo nuovamente il tutto. Sempre se riusciamo a puntare la zona corretta da attaccare e la andiamo ad eliminare in fretta. Arrivati a questo punto, completata anche la seconda fase, appare un nucleo, quindi sfruttiamo ancora la modalità pantera finché ce n'è per poter continuare a danneggiare le varie parti di Kali Angel e poi sferrare il colpo di grazia, sempre col touchpad, mirando il nucleo vero e proprio. Quindi queste due fasi sono servite per far esporre al mostro la parte più vulnerabile. E nuovamente super colpo di grazia in combo. L'aberrazione è stata sconfitta. Ragazzi, siamo stati bravissimi. Intanto vi leggo, il tempo mi ha rubato ogni cosa. Buio. E è tutto buio. Vedete come nel conflitto e nella varia distruzione di edifici e strutture il dottor Bram ci è rimasto secco, praticamente trafitto da uno di questi spuntoni di cemento, di metallo.
Questo era l'unico modo possibile per poterti rivedere ancora una volta. Il dottor Brahma aveva cercato di fermare il tempo e creare un mondo statico. I suoi sogni e quelli di Kali Angel, vittima della sua insulsa follia, furono infranti quando il tempo riprese a scorrere senza di loro. Sì, Lisa, vediamo come. Ribadisco, siamo stati bravissimi ragazzi, perché negli ultimi episodi abbiamo affrontato una serie di combattimenti molto intensi, molto impegnativi e soprattutto molto molto scomodi, come quest'ultimo, laddove il boss in realtà ci ha riempito di colpi che sono impossibili da schivare. Avete visto però come tutto è possibile anche svolgerlo senza eventuali potenziamenti particolari e anche senza sfruttare abilità sul quale abbiamo puntato tutto, come la stasi, perché in questo caso non è che avessimo chissà quali oggetti da lanciare contro questo tipo di mostro, è andato tutto avanti col calcio gravitazionale. Però anche se il combattimento non ha rispettato il nostro gusto e il nostro stile di gameplay, è comunque più che fattibile, anche senza nessun tipo di potenziamento. Questo non sta ad indicare che il gioco sia facile o stupido, bensì che permette un tipo di gameplay diverso e che è accessibile a tutti quanti, quindi è una gran bella cosa. Poi, ovviamente crediamo che il gioco sia finito qui, ma vi anticipo che la storia non finisce qui. Posso dirvi che abbiamo chiuso un capitolo molto importante di sviluppo di storia dei personaggi, ma c'è ancora la parte finale da godersi appieno insieme, che sono ancora tanti episodi e tante parti di storia. Continuo a leggervi i vari fumetti. A proposito, Kat, conosci un uomo di nome Alias? E vedete che da qui per l'appunto si apre un'altra parte di storia. È apparso dal nulla con un messaggio per te. Se non ricordo male, questo tizio qui era il boss finale del primo Gravity Rush. Il mostro della città è il segnale che annuncia la fine del mondo. Ci ha anche spiegato come attraversare la faglia e ci ha condotto qui. Quindi è tramite questo personaggio che gli sei riuscito ad arrivare. Voleva che ti salvassimo, ha detto che tu eri la chiave. Kat, chi sarebbe questo Alias? Avrei tanto voluto poter rispondere a Lisa, ma tutto quello che potevo fare era riflettere sul misterioso messaggio di Alias. E vediamo anche una tizia, seminuda, con capelli biondi molto molto lunghi e fluenti, che per l'appunto era vicino alla boss fight e guardava la torre dell'orologio. Mi attendeva un viaggio in cerca di quella risposta, una risposta che non avrei mai immaginato. Capitolo finale. Eto. Level up. Saluta massima e salute massima, energia gravitazionale aumentate. Phew, finalmente posso rilassarmi un po'. Magari. E invece no. Qualcuno ha parlato? Chi è? È volata via. Quindi questo strano personaggio e fantomatica figura sembra aver fatto un rumore, ha attirato la nostra attenzione e se n'è andata. Chi era quella ragazza? Era così luminosa. E sembra avere qualcosa di strano. Che sia lei l'altro di cui parlava Sianea, cioè uno dei vari creatori del mondo. Prima Alias, ora questo. Non capisco più niente di cosa succede. L'unico modo per avere delle risposte è seguirle e parlarle. Quindi ragazzi, siamo stati stra bravissimi fino adesso. Abbiamo anche ottenuto questo talismano, che vabbè, non è niente di... che non ce ne frega nulla, anche perché è una cosa totalmente casuale. Quindi l'applauso tutta la vita, perché siamo stati veramente stra bravissimi a completare questo capitolo molto intenso e complicato di Gravity Rush, soprattutto per le boss fight. Facendo ovviamente anche tutte le missioni secondarie e tutte le missioni sfida, perché non ci stiamo facendo mancare nulla nella nostra serie. Detto questo, non mi resta altro da dirvi che cosa, che anche per il 32esimo episodio della nostra serie di Gravity Rush 2 tutto si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre del tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!